Ciao a tutte, ciao a tutti, benvenuti sul canale, nuovo video prodotti finiti del periodo. È un periodo piuttosto breve perché sapete che io non amo accumulare troppi prodotti vuoti perché comunque sono prodotti finiti, occupano spazio e comunque è spazzatura. E dato che io comunque faccio sempre riciclaggio, voglio proprio buttarli. E quindi nulla, vi faccio vedere i prodotti finiti del periodo per quanto riguarda beauty, make-up e casa. Non sono tantissimi, proprio perché come sapete io non amo accumulare troppi prodotti vuoti e finiti, ma cominciamo subito. Allora, parto da un prodotto beauty e sono delle salviette struccanti della marca Glendy. Per viso occhi sono 15 salviettine, le avevo prese da, mi sembra, Attigotà, 99 centesimi. Sono salviettine struccanti che vanno benissimo, ottime, nulla di che, sono comunque paraben free e 0% parabeni, hanno aloe e pH 5.5. Mi sono trovata bene, 99 centesimi. Se le trovo le ricompro, ma semplicemente perché sono in offerta. Io sapete che amo sempre cambiare prodotti, tranne alcuni che ricompro e ricompro, perché mi piace comunque provare e testare cose nuove. Perdonate i miei capelli da pazza, ma li ho lavati, ho fatto la doccia, stanotte partiamo per la Sardegna, quindi sono abbastanza stanca e quindi ho fatto veramente di tutto oggi tra le valigie per la moto. Sapete che andiamo in moto, abbiamo già le valigie del GS stracariche e tutto quanto, insomma comunque poi vedrete vlog, foto su Instagram qua nei video, quindi insomma seguitemi. Comunque, a parte questo, torniamo ai nostri prodotti finiti. Vi faccio vedere un prodotto finito da uomo, è un prodotto che utilizzava Andrea ed è un dolce shampoo corpo e capelli al profumo di ginkgo della Neutromed. Questo qua nella versione sport energizzante, gliel'avevo comprato perché era in offerta, lui non ha esigenze particolari, quello che è in offerta compro e va benissimo, e ha detto che si è trovato bene, quindi se c'è qualche ometto all'ascolto che desidera provarlo, va bene. Poi vado random, come prodotto finito casa e ve lo straconsiglio, ho finito questa morbidente della Coccolino, il Coccolino Intense, al profumo passione fucsia, 38 lavaggi, un'esplosione di freschezza, davvero è buonissimo, ne basta veramente una goccia, vi profuma i capi per giorni, giorni e giorni, è buonissimo, tra l'altro questa è una delle mie profumazioni preferite di questa linea. Ed è veramente fantastico, è caro perché come ammorbidente comunque costa un po', ma è veramente ottimo, ve lo consiglio. Quindi se lo trovate, acquistatelo, lo trovate nella grande distribuzione, Acquistapone, Attigotà, Ipersop, i supermercati, ovunque. L'importante è provarlo, secondo me, perché è veramente ottimo, quindi assolutamente un prodotto consigliato da provare. Poi, altro prodotto beauty finito, questo acetone, questo solvente per unghie, scusatemi, ha l'essenza di mandorla, senza acetone, della marca Parisienne, che io utilizzo ormai nei piedi perché da quando ho scoperto l'eva smalto a immersione, questi non li utilizzo praticamente più se non nei piedi, perché non riesco a trovare un eva smalto a immersione per i piedi, quindi uso il classico cotone e appunto solvente, e, o se no quando vedo che il mio... diciamo solvente a immersione sta finendo e magari non c'ho lo nuovo, lo vado semplicemente a caricare con un po' di solvente, anche se non è una cosa che faccio spesso perché sennò rischiate che comunque lo smalto che è rimasto nella spugnetta vi vada a sporcare le dita e non serva molto, comunque mi può capitare, quindi questi li utilizzo appunto per i piedi. Poi prodotto make up finito a mio malincuore e lo ricomprerò, è il mascara Better Than Sex di Too Faced che adoro, ormai è secco, è completamente finito, mi rincresce perché è un mascara ottimo, costa un po' perché costa 25 euro ma lo andrò sicuramente a ricomprare perché è fantastico. Poi, ok, allora altro prodotto beauty finito, nulla di interessante, però un ottimo prodotto, è l'intimo di Venus, detergente intimo lenitivo con estratto di camomilla, io tutti questi qua li compro sempre da Acquistapone Attigotà quando sono in offerta 99 centesimi. Mi sono sempre trovata bene con questa marca, ottimi, costano poco, validissimo, quindi insomma consigliato. Poi, altro prodotto per la casa terminato che vi consiglio, questo qua io l'ho trovato da Ipersop, è questo Elisir Tessuti dello spray della marca Wexor Luxury Household.
ed è praticamente un odorante per tessuti che potete utilizzare sulle tende, sui vestiti, dove volete. Profumo e protegge, il profumo era di Ylang Ylang, cashmere, legno di patchouli, veramente ottimo, lo ricomprerò, sono molto cari ma buonissimi, vi lasciano un profumo persistente sugli abiti, sui tessuti di arredo, quali copridivani, tende appunto eccetera, ed è buonissimo. Appunto, mangiadori, protegge i tessuti, non lascia loni, contiene oli essenziali, veramente ottimo, quindi straconsigliato. E poi ultimo prodotto finito è un prodotto make up ed ho terminato, l'ho aperta al contrario, la mia matita per occhi blu della Givenchy col Couture Waterproof nella colorazione 04 Cobalt. Era un blu bellissimo, dico era perché ormai è completamente finito, nonostante io giri. E ottima, una matita molto bella, valida, un buon colore, anche se tutto questo effetto waterproof, devo dire la verità, non lo trovavo, perché sarò io fatta particolare, non lo so, ma a metà giornata me lo trovavo stampigliata qua, però comunque tutto sommato una buona matita, anche se per il costo che ha e la durata per me, ripeto, non è stata eccellente, non andrò a ricomprare. E nulla, questi sono tutti i miei prodotti finiti del periodo, questo video probabilmente lo caricherò domani che sarò già arrivata in Sardegna e nulla, io vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale perché a 5.000 iscritti ci sarà un bellissimo giveaway per voi, quindi stay tuned, iscrivetevi, attivate la campanellina, condividete il canale, condividete il video, condividete quello che volete e attivate la campanellina, mettete un like di supporto al video e nulla, io vi saluto, vi auguro una buona serata, vi mando veramente come al solito un mega abbraccio, un mega bacio e noi ci vediamo alla prossima, ciao!